Magra per la seconda edizione del premio Arcola Cultura e Sport, un premio che l'amministrazione comunale di Arcola ha iniziato un progetto lo scorso anno di valorizzazione attraverso la cultura e lo sport, invitando nel nostro territorio personaggi che hanno qualcosa da raccontare, che hanno rappresentato un esempio importante. Lo scorso anno è venuto qui da noi Bruno Pizzul, quest'anno io accoglierei con un grandissimo applauso Roberto Donadoni. Prima di parlare con lui, di lanciare un messaggio importante anche per i giovani, vediamo che ci sono anche delle scuole calcio che ringraziamo per aver partecipato a questa giornata, lascerei la parola al nostro sindaco Emiliana Orlandi. Allora, grazie. Poco fa ho chiesto a Gianluca, io essendo sì una amante dello sport, del calcio, ma più per interposta persona che direttamente, ho detto che cosa posso dire, ha già detto tutto lui, cioè tutte quelle tre cose che mi aveva suggerite me le ha dette, a che io adesso mi devo e devo cercare di trovare qualcosa che possa in qualche maniera introdurre o comunque essere pertinente a questo incontro. Bene, riprendo quello che ha detto lui, e cioè che c'è stata una attenzione che dobbiamo sicuramente a Gianluca per la professione che svolge, un'attenzione particolare allo sport inteso proprio come scuola di vita, come regole, come diciamo occasione per dare il meglio di sé, divertendosi, imparando però anche a stare alle regole, ad essere appunto sportivi, avere cioè rispetto delle persone con le quali ci si trova a giocare, sia in uno sport di squadra sia in uno sport individuale. Dallo sport si ricavano veramente tante indicazioni per quelle che sono i modi di corretto rapporto tra le persone e di corretto anche autodisciplina. Credo che, questo me l'aveva già un po' anche introdotto sempre Gianluca, che comunque l'ospite che abbiamo oggi abbia sia qui sia per le sue doti professionali, ma anche per il ruolo che ha rivestito, un ruolo importante da un punto di vista etico, da un punto di vista di serietà nell'affrontare gli impegni, di serietà nell'affrontare le occasioni che gli sono state presentate. Quindi lo sport visto come una regola e una palestra proprio per la vita quotidiana e per l'esperienza di tutti noi. Dicevo l'anno scorso che questi incontri sono un po' più dedicati ai partecipati, diciamo, soprattutto dai maschi, perché le donne vivono in maniera così collaterale, come ho detto che succede per me, l'esperienza sportiva, soprattutto quella del calcio, a meno che ci sono anche situazioni particolari, però fa molto piacere la presenza comunque di questi personaggi e anche il quanto incontrano nel modo di sentire delle persone che partecipano a questi incontri. Chiudo qui ringraziando veramente Donadoni per la sua presenza a Romito e grazie. Un grazie va anche al Panathlon Club che ci ha dato una mano per la realizzazione di questa iniziativa, poi ne parleremo in chiusura di questa chiacchierata, insieme a me anche il giornalista di Rai Sport, che ringrazio, Paolo Paganini, per una chiacchierata anche con Roberto Donadoni. Mister, parto io dicendo che il premio che poi riceverà è legato sì alla sua carriera a 360 gradi, dove ha dimostrato grande serietà sportiva ma anche qualità umane, ma soprattutto qualcosa di grande dal punto di vista di esempio, di messaggio che ha saputo dare lo scorso anno quando il Parma stava fallendo, c'era la possibilità anche di
abbandonare la barca che affondava, in tanti l'avrebbero fatto, lei invece ha deciso di andare in fondo, dare dignità al campionato, ottenere comunque dei risultati importanti e provarci comunque. La vediamo purtroppo quest'anno, glielo auguriamo, vedrà che la prossima settimana trova panchina, glielo diciamo ora e semmai ci risentiamo, no, è una gufata agli altri, però quest'anno nessuno l'ha chiamata da subito per non si sa il motivo, un calcio che rispetto al passato ha perso quell'onestà, quella dignità, da quando lei giocava negli anni 90 è cambiato qualcosa? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie per questo premio, che è un premio graditissimo, ma che non passa solo attraverso la stagione, diciamo, infuocata, per usare un termine così che mi viene in mente, dell'anno scorso, ma io ritengo che la vita è fatta di tante esperienze vissute, e quindi spesso e volentieri si cresce più attraverso le difficoltà che attraverso le cose belle, le cose, le vittorie. Insomma, spesso e volentieri quando mi si chiede di una coppa, di una Champions vinta piuttosto che di un campionato, a me viene in mente di più l'anno difficile o la difficoltà passata in un periodo particolare della mia vita professionale. Però è importante che in tutte queste situazioni si sappiano raccogliere dei dati che poi possono essere utili per il futuro. Quindi io dalla stagione scorsa ho imparato e ho capito tante cose, ma prima di tutto ho intuito quello che vuol dire anche misurarsi con le persone che stanno con te nel quotidiano e in un momento difficile. Allora lì scopri veramente determinati valori. È chiaro che questi valori dovrebbero essere sempre ben presenti, non soltanto quando si è in difficoltà, no? Un po' come quando a volte succede a tutti quanti noi, magari si va a visitare qualcuno in ospedale o si vedono realtà difficili, complicate, qualcuno che soffre, allora per quei 10, 15, 20 minuti, per quella mezz'ora, per quell'ora, tutti quanti riflettiamo in una maniera diversa, poi si esce da quella realtà e si ritorna nella routine di tutti i giorni e tutto rimane tale quale. Io dico che le cose, se si vuol pensare, credere che si possono cambiare, non possono cambiare facendo le stesse cose di sempre. Forse questo o questi sono i momenti in cui bisogna smettere un po' tutti quanti, e io mi ci metto per primo, di chiacchierare troppo, perché con le parole siamo tutti bravi, siamo tutti chi più chi meno, no? Chi sa esprimersi meglio, chi magari ha qualche difficoltà in più, però tutti quanti riusciamo a tirar fuori qualcosa di estremamente positivo chiacchierando. È il momento di smetterla di chiacchierare e di fare qualcosa in concreto, quindi fare qualcosa in concreto per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, per chi rappresenta il nostro futuro. È chiaro che anche i ragazzi devono essere messi nelle condizioni di saper assorbire queste cose, e quindi noi genitori, noi grandi, noi adulti abbiamo questa responsabilità di dare un esempio di un certo tipo. Non possiamo pensare di andare a vedere una squadra di ragazzini che gioca allo stadio al campetto e essere noi cattivo esempio stando fuori, essendo genitori che pretendono cose che non c'entrano nulla con lo sport, oppure che con la volontà di vedere affermare nei propri figli quello che non siamo riusciti noi ad esprimere nella nostra vita. Questo è un errore, così come per gli educatori, per gli allenatori, è importante saper far coesistere i ragazzi bene, farli divertire, pensare prima di tutto che lo sport, soprattutto a livello giovanile, deve essere prima di tutto una cosa che dà loro la possibilità di sfogarsi, ma soprattutto di stare insieme, di saper convivere, perché se un allenatore di ragazzi non sa far star bene un gruppo di giovani, vuol dire che non può fare l'allenatore, non può fare l'educatore, deve fare qualcos'altro. Questo non è un male, ognuno di noi ha delle qualità, le mie sono queste, le sue sono altre, ognuno di noi deve saper sfruttare le proprie qualità, i propri mezzi per quello che sa fare, non può pensare di saper fare tutto. Io so che il mattino mi alzo e come minimo nella giornata commetto 3, 4, 5, 6 errori,
e se tutti i giorni sono capace di eliminare qualcosa, limare qualcosa, vuol dire che il giorno dopo sono qualcosa di meglio, sono una persona quantomeno migliore. Magari non sarò un grande atleta, un grande giocatore di calcio, un grande allenatore, però sono una persona migliore. Questo credo che sia già un grande risultato, ed è questo l'augurio che faccio a tutti e che faccio prima di tutto a me stesso, e mi auguro che qualcosa ci insegni la vita di tutti i giorni, perché poi nella quotidianità sono le cose piccole, semplici, che fanno la differenza. Noi dobbiamo saperle cogliere, perché è importante poi per i nostri giovani. Tanto buonasera a tutti. Io l'anno scorso ho seguito un po' il discorso del Parma e tutto quello che è successo attorno, i vari personaggi che avete visto anche voi, che si sono alternati sulla scena un po' per pubblicità, un po' perché forse hanno cercato in qualche modo di riuscire ad andare a prendere una società gloriosa in un momento di particolare difficoltà. Un baluardo è stato Donadoni, come ha detto giustamente Gianluca prima, ma è stato anche un insegnamento per molti suoi colleghi e per un mondo del calcio che ci sono tanti ragazzi, ovviamente sognano di diventare un domani Del Piero, Totti o chi per esso, però hanno dato dei messaggi molto importanti. Però io voglio fare una domanda adesso a Roberto, perché non svegliamo le società che lo hanno sondato in queste settimane, perché è meglio non dirlo, però adesso arriva un presidente, alla luce di quello che hai passato, che cosa guardi? L'aspetto economico, il programma, la società, quali sono i requisiti adesso per un programma, per una persona che ha vinto tutto come te, come giocatore, che ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori italiani? No, non è che, ripeto, l'aspetto umano è per me fondamentale, e quindi tutte le volte passo magari attraverso situazioni più o meno complicate, però poi puntualmente sono uno a cui piace credere a chi ti sta di fronte, quindi fino a prova contraria cerco di dare sempre fiducia e cerco sempre di dare il meglio di me stesso a chi mi dà la possibilità, come nella mia professione, di poter lavorare, di allenare una squadra. Questo credo che sia fondamentale. Poi a volte si prendono delle cantonate, a volte si prendono degli abbagli, magari qualcuno non si dimostra per quello che sembrava, però questo fa parte della vita di tutti i giorni. È chiaro che tutte queste esperienze fortificano, tutte queste esperienze qui ti insegnano qualcosa, e sicuramente se mi capiterà, tanto tolgo il dubbio che ad oggi non c'è stata nessuna squadra che effettivamente si è mostrata interessata al sottoscritto. Adesso non so cosa succederà da qui in avanti, vedrò, ma non escludo nemmeno la possibilità di poter andare a lavorare all'estero, perché l'ho fatto anche da calciatore, giocando per un paio d'anni anche fuori, giocando negli Stati Uniti prima, e poi ho fatto anche 6 mesi addirittura in Arabia Saudita, perché volevo vedere quella che sono anche le esperienze fuori dalla nostra terra. E quindi sono pronto. Credo che la medicina migliore per riuscire a superare le difficoltà sia quella di affrontarle, e quindi di buttarsi più fretta possibile ancora nel proprio lavoro, nella propria attività. È chiaro che però bisogna fare delle valutazioni che vanno un pochettino oltre a quello che è un discorso solo ed esclusivamente economico, perché i soldi è vero che sono importanti, sono necessari, perché altrimenti tutti quanti noi faremmo fatica a mandare avanti le nostre famiglie, però non è certamente il mio primo obiettivo, e credo che questo si sia fortificato ancora di più proprio in virtù delle esperienze che ho vissuto recentemente. Qui in platea, mister, ci sono tanti milanisti che sono venuti innanzitutto per salutarla, ma soprattutto anche per ricordare i momenti gloriosi del Milan che fu. Lei col Milan ha vinto, mi corregga se sbaglio, 6 scudetti da calciatore, 3 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, ma non c'è mai stato quella grande possibilità di
far parte del Milan da allenatore, oppure sì? Questa sensazione di è un sogno ancora suo, cioè, ci sarà la possibilità, come mai non è mai successo? Beh, perché non sia mai successo non dovete chiederlo a me, perché non sono io che posso decidere di poter andare a allenare una squadra piuttosto che un'altra, ma io sono sempre stato fin da ragazzo mai uno molto concreto, non sono mai stato uno che sognava molto, anche se da ragazzino ero tifoso milanista e quindi come appassionato di calcio, così come lo sono tutti i ragazzi che sono qui con noi, così mi piaceva scimmiotare un po' i grandi giocatori di allora, no? Allora il mio idolo era Gianni Rivera e quindi andavi al campetto parrocchiale e magari parlavi da solo, con la palla che c'era Gianni Rivera e con le scarpettine che erano firmate da Rivera pensavi di essere già un grande giocatore. Però ho sempre vissuto la mia professione, o meglio la mia vita da sportivo, no? La mia professione con il desiderio di farlo al meglio delle mie possibilità. Io ero fin da ragazzino uno piccolo, io ho cominciato a giocare all'età di 11 anni, 12 anni nelle giovanili dell'Atalanta e poi a 14-15 anni, siccome non crescevo, avevano pensato di darmi in una società di un paese vicino, perché diceva beh, questo è bravo, è bravino, però è un nanetto dove può andare. Poi dopo fortunatamente mi sono un po' allungato e le cose sono venute di conseguenza, però anche quando ho cominciato a giocare i primi anni nella mia squadra, nella mia città di Bergamo, nell'Atalanta, non sapevo che cosa poteva riservarmi in futuro, avevo soltanto una certezza, che era quella di amare questa professione, di volerla fortemente e di cercare di fare il massimo di quello che potevo, per cui a me dava fastidio se uno mi stava davanti, facevamo una corsa e io dovevo stare davanti a lui, poi lui era più forte di me perché era più resistente, magari mi superava, però questo è stato uno stimolo che mi ha accompagnato tutta la vita ed è stato lo stimolo che ci ha, come dire, fatto fare grandi cose, tra virgolette, sportivamente parlando, con il Milan che ha vinto della mia epoca, perché era sempre una competizione nella competizione. E allora questo faceva venire gli allenamenti come non un semplice allenamento, ma come una gara nella gara. Allora lui voleva fare più di me, io cercavo di fare ancora meglio e questo stimolava tutti a dare ancora di più. E quindi quella squadra è stata brava, è stata forte, perché ha trovato questo tipo di medicina, diciamo, no? Questo tipo di cultura che poi si è trasformata in grandi risultati. Ma questo ci deve accompagnare nella quotidianità, no? Quindi ci sono ragazzi che vanno a scuola e devono andare a scuola non con l'intento di ci devo andare per forza, ma tanto 4, 5 ore, 6 ore, quante sono, bisogna farle, perché non farle bene? Tanto la fatica è sempre la stessa, quindi è meglio farle con l'impegno giusto piuttosto che farle giusto per passare il tempo. E questo poi ti dà dei vantaggi una volta che cresci, una volta che sei più adulto, una volta che sei più grande. Quello che sono oggi è semplicemente il frutto di quello che mi hanno insegnato i miei genitori. E quindi se c'è qualcuno che devo ringraziare sono mio padre e mia madre, che mi hanno inculcato determinati valori, e questi valori cerco di portarli avanti. E il mio dovere di oggi, che non sono più un ragazzino, è quello di cercare di dare lo stesso contributo ai giovani che ho a disposizione, perché se non facessi questo dovrei, come dicevo prima, fare un altro mestiere. No, io poi magari ho anche la possibilità, perché sono un po' preoccupati i tifosi della Juve in questo momento, però voglio dire, magari nell'intervista che hai fatto prima hai detto che c'è tempo, no, per recuperare, quindi assolutamente. No, ma io al di là della battuta, io voglio tornare su quello che hai detto adesso, visto che ci sono tanti ragazzi di settori giovanili. Cioè la tendenza del settore giovanile adesso in Italia è che devono essere 1,90 m, correre come dei pazzi, però la tecnica in qualche modo viene meno. Secondo te c'è una sorta di inversione di tendenza? Cioè anche per chi fa l'educatore, chi fa l'allenatore dei settori giovanili, si deve puntare più alla tecnica di base, visto
anche sulla base di quello che dicevi tu, che poi alla fine dall'Atalanta si è dovuto andare in un'altra squadra, ma hai dimostrato comunque col talento, con la tecnica, di poter crescere. Vabbè, ma oggi ma tutto è importante. Il giocatore più forte oggi al mondo chi è? Probabilmente tutti direbbero Messi, no? E non mi sembra che sia un gran fisicone. È chiaro che se tu non hai delle doti particolari dal punto di vista fisico, che poi Messi è piccolo ma è sicuramente un atleta, e per diventare atleti vuol dire fare anche, saper fare anche dei sacrifici. Spesso e volentieri quando mi si chiede ma quanti sacrifici hai fatto nella tua vita, non me ne ricordo, non me ne vengono in mente, perché lo facevo, era naturale per me, sapevo che se la domenica mattina dovevo andare con i giovanissimi dall'Atalanta a giocare, non andavo a letto alle 2 del mattino, ma dovevo riposarmi bene, dovevo cercare di alimentarmi in un certo modo, dovevo non pensare di fumare, perché il fumo è una cosa che ti uccide, che fa solo, ti dà solo non ti dà nessun beneficio, ti fa solo del male. E quindi erano tutte rinunce che oggigiorno capisco che mi hanno dato dei vantaggi, ma erano rinunce fatte non perché perdevo qualcosa, ma perché sapevo che poi ne avrei tratto estremamente dei benefici. Quindi bisogna dare delle priorità nella propria vita, saper capire che cosa è più importante, e non si può pensare di fare tutto.